Tre giorni di rappresentazione, circa 180 figuranti impegnati, tre comunità parrocchiali coinvolte, decine e decine di visitatori curiosi in fila per entrare in una location suggestiva che riapre al pubblico dopo tanti anni. Questi sono i numeri e le curiosità del presepe vivente dal tema La luce della stella, il viaggio della vita, organizzato congiuntamente dalle parrocchie del Santissimo Sacramento, San Leucio e Santa Caterina, e che si è tenuto dal 3 al 5 gennaio scorso all'interno della affascinante e coinvolgente sede riaperta al pubblico dopo decenni dell'ex frantoio in Via Verdi, all'angolo con Via Garibaldi. Tre comunità parrocchiali coinvolte che hanno condiviso un percorso di fede e speranza a chiusura delle festività natalizie per trasmettere ai tantissimi visitatori un messaggio di pace ed un invito a seguire e a farsi illuminare nella propria vita e nelle proprie azioni quotidiane dalla luce della stella, come fatto dai Re Magi nel cammino verso il bambinello Gesù. Davvero numerosi il pubblico che ha partecipato ad un'iniziativa nuova e sicuramente positiva. Le tre serate, infatti, hanno registrato un'ottima affluenza di bitontini in fila per accedere al presepe ricreato in una splendide cornice che ha fatto da suggestivo contorno al messaggio e alla rappresentazione. Un'iniziativa decisamente positiva nata dalla collaborazione di tre comunità parrocchiali che insieme hanno voluto portare alla cittadinanza tutta la propria idea del Natale e dell'Epifania. Feste, troppo spesso, scambiate come occasioni per dare sfoggio a consumismo e contenuti superficiali.